Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo e Fabio Semprini. Allora, ai ai ai, mi stavate aspettando? Eterstini. Mi stavate aspettando? Eterstini. E adesso arrivo, perché la faccia la metto lo stesso. Eters di Semprini, io che sabato ho giocato alla schedina il gol di Origi, perché ho detto obiettivamente se non segna col Monza, quando deve segnare, appena ha fatto gol Origi, sei il primo a cui ho pensato. E non sai quanta gente mi ha scritto: dillo al tuo amico Semprini, oggi Semprini ci mette la faccia davanti alle telecamere, guarda, cioè, di questo Origi, cioè, ha fatto gol Origi, io ero a San Siro, vai, la gente si è girata verso di me, tutti, perché? Tutti, perché? Ma perché? Con il dito puntato, analizza questa partita di Origi. Dai. Gol e assist. Gol e assist. Dai. Allora, partiamo così. Il gol tendenzialmente un po' della domenica, mi sembra. Cacciato una bella stecca anche, Si è fatto anche male. Si è fatto anche male. È riuscito a farsi male per durante il tiro, sì. Infatti ha esultato, che era mezzo zoppo, ho detto vabbè, infatti ho esultato anch'io quando l'ho visto così, però dopo si è ripreso, vabbè. Comunque, gol e assist, quando un attaccante fa gol e assist non c'è niente da dire, bravo Origi, però a me il primo tempo mi ha fatto cagare. Madonna! Mi ha fatto cagare! Riesce addirittura a parlare male di Origi! Non ce la faccio! Sembra un carro armato ingolfato, io non ce la faccio. Poi, bravo, ha fatto gol e assist. Allora, io la partita l'ho vista. Come dice il mio amico Fantantonio, capo! Io faccio il chapeau, Ti dico questa, la partita l'ho vista. Per me. E sai cosa ho visto di Origi? Che spesso, cioè, lui dovrebbe essere il puntellone centrale, quello che spesso si trovava sulla linea della fascia, o da una parte o dall'altra, che io che avevo giocato il gol di Origi, dicevo: cazzo Origi, se tu sei sempre da una parte, fai i cross in mezzo per gli altri, quando cazzo me lo fai il gol? E invece... Tanto io, cioè, ero lo sapevo che segnavate, che il Milan vinceva 5-0 questa amichevole in famiglia, questa amichevole in famiglia, ovviamente cuore. Io bufavo, speravo che vincesse il Monza, ma quando ci si mette i soldini nella schedina, cosa fai? Purtroppo me l'immaginavo che questa amichevole in famiglia andava a finire così. È andato a finire, è stata... No, io comunque... Milan Monza, mi aspettavo la presenza a San Siro del presidente, presidentissimo. Gli batteva troppo forte il cuore. Presidentissimo. Non si è presentato. Fino all'ultimo, ma non si è presentato. Dispiace molto. A me dispiace. Vabbè, un'altra volta. Vabbè, adesso avremo modo. Vabbè, adesso non divaghiamo, però dopo aver parlato di Origi e anche di fronte a un gol e un assist, ha detto che gli ha fatto le pulci lo stesso. Parliamo del ragazzo delle barrette Kinder. Parliamo di Chanteclerc, che qua Chanteclerc. Chanteclerc, il gallo del pulito. Chanteclerc lo difendo, lo voglio continuare a difendere e voglio anche capire la frustrazione che ha sto ragazzo. Perché comunque, mettiamoci un attimo, mettiamoci nei suoi panni, no? Allora, te arrivi da un campionato mediocre, perché quello belga sì, non è un granché, arrivi osannato, tutti si aspettano, questo nuovo cacca di qua, di là, di su, di giù, il fisico, c'ha le giocate, fatto vedere qualcosa di buono, ti infortuni, fortunato, e ha avuto la sfiga che ha beccato il competitor nel ruolo, che Brian Diaz, che sta facendo la miglior stagione da quando forse è nato, perché... Devo dire la verità, bello il gol di Diaz col Monza, però l'hanno proprio accompagnato, l'hanno accompagnato alla porta, non lo so, difensori del Monza, ma che cazzo ho fatto? Cioè, io mentre guardavo la partita dicevo, stendilo, ma è chiaro che dopo, una volta che entra in area, non è che puoi fare... Però l'hanno proprio accompagnato, per la manina, Allora, se ci pensi, sta facendo comunque gol con la Juve, anche dei bei gol, la miglior stagione da quando è al Milan. In più ti ritrovi in rosa uno come Origi, che desaparecidos entra la prima partita a San Siro, che per sbaglio
tira, boom, briscola sotto l'incrocio, fai l'eurogol del caso, lui gli è capitata l'occasione, se l'è mangiato, e dopo è normale che a fine partita non vai sotto la curva, vai negli spogliatoi perché ti girano i coglioni, mi girerebbero i coglioni anche a me. Quindi tu vuoi dire che secondo te Chanteclerc, il gallo del pulito, è un po' triste? Ah, è un campione, sì. Triste per me, sì, per me, e quale, sì. Può essere, no, triste, no, triste, è nervoso, sfiduciato. È nervoso perché, cioè, uno, cioè, arrivi al Milan, ci tendi a far bene, vieni pubblicizzato, vieni mediaticamente tenuto in considerazione in un certo modo, vieni tenuto in considerazione l'allenatore, poi ti gira tutto male, ti girano i coglioni, dai. Quindi ti girano male. Mi girano i coglioni, me l'ha detto in Belgio, mi ha detto, sempre mi girano i coglioni. Comunque, Milan che porta a casa un'altra vittoria. Meritata. Sì, meritata. Gli un Benacer. Ha fatto un tiro di testa nel, sul 1-0. Che poteva... di Ranocchia, tanta roba. Tanta ma roba. Non me la ricordo quella, l'ho vista un po' sprazzita. Però ti faccio una domanda, sono di oggi le dichiarazioni di Lautaro che dice ormai lo scudetto per noi è andato, 8 punti sono troppi. Sono dichiarazioni di facciata da Volpino, che sotto sotto ci crede ma non lo dice, o comunque con un Napoli così che corre così tanto, un Milan che corre così tanto, Inter e Juve obiettivamente hanno perso tanti punti in questo mese e mezzo. Però 8 punti, la storia insegna che secondo me bisogna crederci, cioè, una squadra, adesso al di là di tutto, come che sia l'Inter, che sia la Juventus, ha il dovere di crederci, non può essere diversamente. Poi è chiaro, uno dice se li ho in più è meglio, averli in meno è peggio, però io non ne farei ad oggi, fine ottobre, una tragedia, avere 8 punti, cioè sembra... Cioè, due partite un po', io speravo di ridurli, chiaro, un po' prima della sosta del mondiale. È chiaro che il calendario dell'Inter è tosto, già con la Fiorentina bisogna anche ammettere che sono andate bene tante congiunture. Infatti volevo parlare proprio di questo. Allora, qui all'angolo del Milan con i tuoi amici, non è che devi venire qui a parlare di queste vittorie, cioè, perché io tornavo su da Milano, ho detto sentiamo la partita dell'Inter, cioè, una partita che, allora, al di là che io dico una cosa, perché questo lo devo dire pubblicamente, perché mi sta proprio sui coglioni. Cioè, io ho visto le scene del tifoso dell'Inter in tribuna a Firenze, anche meno. Già è una squadra purina. Allora, a me la Fiorentina è sempre stata simpatica, dai tempi di Pancaro, di Toni, sono stato là più di una volta. Il fiorentino forse li ha con gli strisciati, te ne parli con gli strisciati. Sì, ma anche a Bologna gli strisciati però... Però andate a fanculo. Calma. No, mi sta sul cazzo. Effettivamente non ci stava. Brutta scena. Poi 5-6 contro 1 lì, proprio così. Sì, cioè, proprio da cani morti. Dai, brutta. Anche no. Brutta, però tornando alla partita, tu stavi per insinuare qualcosa. No, io non insinuo niente perché, ti ripeto, io ho sentito un po' la radio così. Però non mi sembrava proprio tutto chiaro. Bravi a vincere, bravi, perché bisogna sempre vincere. A Firenze bisogna sempre vincere. Però te la dico io, Inter fortunata, perché quando vince una partita così al 95esimo ci vuole il fattore fortuna. Ci sono stati indubbiamente un paio, soprattutto un episodio arbitrale che ci ha un pochettino favorito, ma io al contrario di tanta altra gente, quando ce l'ho a favore lo dico, mentre invece quando ce l'hanno gli altri a favore non si può dire, non si vergognano a dirlo, sembra che, io lo dico tranquillamente, l'Inter poteva essere in 10 nel primo tempo, poi chiaramente la partita sarebbe cambiata. Ha visto così l'arbitro, io anche l'anno scorso quando a Torino contro il Torino è successo quello che è successo, non mi sono tirato indietro, però spesso vedo che gli altri si tirano indietro. La cosa che mi è piaciuta è che l'Inter comunque nel culo e tutto ci ha creduto fino alla fine. Un mese fa queste partite l'Inter non le avrebbe mai vinte. Quindi l'Inter, chiudendo il video, abbiamo parlato di Origi, abbiamo parlato di Chanteclerc, sinceramente quanto ti fa paura da 1 a 10 per lo scudetto? Oggi. Non mi offendo se dici. No, dai, no, non 8, mi offendo. 8. Ah! 8.
No. Allora il Napoli quando ti fa paura? 10. Napoli in questo momento mi sembra di essere tornato indietro di anni quando c'era la Roma dei vari Taddei, Mancini, Totti, Perrotta. Sì, vabbè, adesso Perrotta era forse uno degli ultimi che mi era venuto in mente di quella squadra lì. Però, se ti ricordi, era una squadra che giocava un po' come questo Napoli qui, no? Cioè, Spalletti comunque. Sì, non è un caso. Quella volta lì, la Roma fallì, se ti ricordi, quando era febbraio-marzo, per un calo incredibile di condizione. Col fatto che c'è la sosta così lunga e secondo me ripartirà un altro campionato. Bravo, da gennaio. Perché tutti dicono la Roma cala, ma questa volta la, Spalletti, il Napoli calerà, ma Spalletti che è bravo nelle partenze, quest'anno ci saranno due partenze. Secondo me incomincia, cioè io ti dico, è una squadra che è anni che mi piace, secondo me la loro fortuna è stata che sia andato via Insigne e Mertens, però è una squadra che secondo me è seriamente, anche perché la qualità oggi che ha Napoli davanti, le altre non ce l'hanno. C'è. Cioè un Osimhen all'Inter o al Milan, cioè farebbe la... Ma però all'Inter c'è Luca. Non c'è neanche Luca. No. Vabbè, chiudiamo il video salutandovi, però facendo vedere che oggi Sebrini è venuto. Ci ha messo la faccia. Brutta, ma ce l'ho messo. Quindi so già che arriveranno gli haters, il partito di Origi e tutto. Sì. Però Sebrini vi ha detto la sua, su Origi e su Chanteclair, il gallo del pulito. E noi con Barella sullo sfondo... Vi salutiamo, iscrivetevi al canale YouTube, clic, seguite Semprini, Semprao, su Instagram, mi raccomando, like alla pagina Facebook, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!